più difficili perché comunque sai proprio la cifra del film, nel senso che tu metti in scena dei personaggi anche non reali, quindi c'è una situazione, un equilibrio che devono essere credibili, non devono cascare nel ridicolo, non devono cascare nella paura. In realtà poi quelli che andiamo a rappresentare sono dei personaggi sì che hanno la loro distanza, sono truccati in maniera diversa, sono vestiti in maniera diversa e hanno anche un atteggiamento diverso rispetto a quello usuale dei giorni nostri, che però poi umanamente a livello di sensibilità e di comprensione dell'altro hanno tanti punti in comune, soprattutto col personaggio interpretato da Elio Germano. Un mondo in cui devono essere tutti belli, sicuri, vincenti, dritti, forti. Invece questa è una persona che fa dei sogni, no? Di qualcosa di immateriale, qualcosa a cui aggrapparsi, quindi sicuramente una persona che sarebbe poco produttivo a livello di profitto, ma molto in termini di umanità. Quello che ci lega, infatti, dice, è il nostro presente, che è forte tanto quanto il suo, e quindi è divertente questi due presenti che sono invece due sfalsati, che si uniscono in un qualcosa che è assurdo, però penso che questo sia il sistema, ecco, sia stato un po' il sistema per non andare nell'assurdo, nell'eccessivo. Io mi ricordo delle indicazioni di Ferzan, mi disse subito muoviti come un attore di quell'epoca, ma parla come parli tu, come parla una persona dell'oggi, insomma, quindi metteva, e quindi di quella umanità, cioè normalizza il modo di parlare e enfatizza leggermente la postura. Questo contrasto ha fatto venire fuori questi personaggi così particolari. Ferzan è un regista che quando ama gli attori non solo li ama, ma li ama offrendogli anche una crescita, e questo è evidente, insomma il regalo di fiducia che ha avuto, il regalo che mi ha fatto è enorme, insomma donandomi proprio questo ruolo pieno di sfaccettature e pieno anche di tragica comicità. Il fatto che a me mi diverte molto, non riescono a dire una commedia o il film drammatico, sì, commedia, sì, esatto, o insomma horror, non riescono a definire, questo mi piace molto. Non dobbiamo farlo. Però tu azzardavi una definizione. No, io è un film libero da queste, diciamo, imposizioni di mercato, mettiamola così. Posso proporre al pubblico di andarlo a vedere con tranquillità, perché so che, come diceva Margherita prima, il pubblico si metterà lì comodamente a vedere il film e sarà libero di poter interpretare. Ci sono mille sfaccettature per dare un'interpretazione diversa l'una dall'altra, dal tuo vicino di poltrona. Non c'è un'etichetta su questo film.